né creator, né creatura mai, cominciò el, figliuol, fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu il sai. Finalmente Dante e Virgilio escono fuori da quel fumo nero che come nebbia densa in montagna si dirada e camminando di pari passo intravedono la luce del sole ormai al tramonto. Sono così usciti dalla terza cornice. Il poeta ha delle nuove visioni, esempi di ira punita. Gli appaiono Progne, la donna trasformata in usignolo, poi Aman, fatto crocifiggere sulla croce su cui doveva essere messo Mardocheo, e infine Lavinia, che piange per la morte di sua madre, la regina amata, che si uccise in un impeto d'ira. Risvegliatosi da queste visioni, Dante è colpito da una luce molto intensa che nasconde l'angelo della pace. Sente delle voci che lo invitano a salire sulla quarta cornice. L'intenso bagliore luminoso non permette al poeta di vedere l'angelo. Arrivato sul primo gradino, l'angelo gli cancella un'altra P dalla fronte con un batter d'ali, mentre una voce intona «Beati pacifici che sono privi della malvagia ira». Le prime stelle sono apparse nel cielo. Con fatica i due poeti arrivano alla fine della scala e si fermano per riposare. È sera e non si può più procedere oltre. Nella quarta cornice si purificano gli accidiosi, coloro che compirono il bene, ma senza vigore e con scarso impegno. Virgilio parla dell'amore, che è il principio di ogni cosa. Infatti, né il creatore né la creatura umana sono privi di amore. Dio stesso è amore, come gli uomini e l'intero creato. Il poeta latino spiega l'ordinamento del purgatorio sulla base dell'amore, approfondendo il discorso sulla natura del peccato. Si può errare se l'amore è diretto verso un oggetto sbagliato, o in modo eccessivo, o con scarso vigore verso un oggetto buono. L'amore può essere indirizzato al male verso gli altri e genera i peccati di superbia, invidia e ira, che si purificano nelle cornici più basse del monte del purgatorio. L'amore indirizzato al bene, ma in modo fiacco, si purifica nella quarta cornice, mentre quello eccessivo nelle cornici superiori. Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la sfera del sol debilemente entra per essi, e fia la tua immagine leggera in giungere a veder com'io rividi lo sole in pria, che già nel corcar era. Sì, pareggiando i miei copassi fidi del mio maestro, uscì fuor di tal nube, ai raggi morti già nei bassi lidi. O immaginativa, che ne rube talvolta sì di fuor, com non s'accorge, perché d'intorno suoni mille tube. Chi muove te, se il senso non ti porge? Muoveti lume, che nel ciel s'informa per sé, o per voler che giù lo scorge, dell'empiezza di lei che mutò forma nell'uccel ch'a cantar più si diletta, nell'immagine mia apparve l'urna, e qui fu la mia mente sì ristretta dentro da sé che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei ricetta. Poi
piovve dentro all'alta fantasia un crocifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, esterso a sposa, e il giusto Mardoceo, che fu al dire al far così intero. E come questa immagine rompeo sé per se stessa, a guisa d'una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla, piangendo forte, e dicea: «O regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder la vina, ormai perduta. Io son essa che lutto, madre, alla tua pria ch'a l'altrui ruina. Come si frange il sonno, ove di butto nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto. Così l'immaginar mio cadde giuso, tosto che lume il volto mi percosse, maggior assai che quel che è il nostro uso. I mi volgea per veder ov'io fosse, quando una voce disse: «Qui si monta», che da ogni altro intento mi rimosse, e fece la mia voglia tanto pronta di riguardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù qui vi mancava. Questo è divino spirito che nella via da ir su ne drizza senza prego e col suo lume se medesmo cela. Si fa con noi come l'uom si fa sego, che quale aspetta prego e l'uopo vede, malignamente già si mette al nego. Ora accordiamo a tanto invito il piede, procacciam di salir pria che s'abbui, che poi non si poria se il dì non riede. Così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto ch'io al primo grado fui, sentimi presso quasi un muover d'ala, e ventarmi nel viso e dir: «Beati pacifici, che son sansira mala!» Già eran sopra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. «O virtù mia, perché si ti dilegue?» fra me stesso dicea, che mi sentiva la possa delle gambe posta in triegue. Noi eravam dove più non saliva la scala su, ed eravamo affissi, pur come nave ch'a la piaggia arriva. E io attesi un poco, si udissi alcuna cosa nel novo girone. Poi mi volsi al maestro mio e dissi: «Dolce mio padre, di quale offensione si purga qui nel giro dove semo? Se piessi stanno, non stea tuo sermone». Ed egli a me: «L'amor del bene, scemo del suo dover, qui ritta si ristora, qui si ribatte il mal tardato remo. Ma perché più aperto intendi ancora, volgi la mente a me, e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora. Né creator, né creatura mai», cominciò egli, «figliuol, fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu il sai. Lo naturale è sempre senza errore, ma l'altro può errar per mal obietto, o per troppo o per poco di vigore, mentre ch'egli è nel primo ben diretto e nei secondi se stesso misura, esser non può cagion di mal diletto, ma quando al mal si torce
o con più cura, o con men che non dee corre nel bene contra il fattore ad ovra sua fattura. Quinci comprender puoi che esser convene amor sementa in voi d'ogni virtute ed ogni operazion che l'erta pene. Or, perché mai non può dalla salute amor del suo subietto volger viso, dall'odio proprio son le cose tute. E perché intender non si può diviso e per sé stante alcuno esser dal primo, da quello odiare ogni effetto è deciso. Resta, se dividendo bene stimo, che il mal che s'ama è del prossimo, ed esso amor nasce in tre modi in vostro limo, è chi, per esser suo vicin soppresso, spera eccellenza, e sol per questo brama che il sia di sua grandezza in basso messo. È chi podere, grazia, onore e fama teme di perder per ch'altri sormonti, onde s'attrista sì che il contrario ama, ed è chi per ingiuria parca onti, sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal convien che il male altrui impronti. Questo triforme amor qua giù di sotto si piange. Or vo che tu dell'altro intende, che corre al ben con ordine corrotto. Ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si queti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende. Se lento amore a lui veder vi tira, o a lui acquistar, questa cornice, dopo giusto penter, ve ne martira. Altro ben è che non fa l'uom felice, non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben frutto e radice. L'amor ch'adesso troppo s'abbandona, di sovra noi si piange per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo, a ciò che tu per te ne cerchi.